In un altro video ti ho parlato di che cos'è un'epicondilite e soprattutto ti ho spiegato quanto è importante inquadrarla in maniera corretta per un trattamento molto più ampio rispetto alla zona che generalmente fa male. Abbiamo visto che un'epicondilite può essere causata da problematiche a carico della cervicale, della spalla o anche a causa di ipomobilità a carico del polso o della mano. In questo contesto, l'utilizzo di esercizi specifici sarà molto importante per affiancare una terapia corretta per guarire in maniera definitiva da questo fastidio. In questa visione, diciamo, molto più completa e ampia, sarà molto importante inserire anche una corretta dose di esercizi terapeutici che dovranno affiancare il lavoro di un bravo fisioterapista, nella corretta gestione di questa patologia. Lo scopo di questi esercizi sarà quello di allungare la muscolatura e contemporaneamente andare a rinforzare questi muscoli che dovranno essere preparati al gesto specifico per lo sport o l'attività che dovrai eseguire. Tali esercizi dovranno essere eseguiti ogni giorno per almeno 5 minuti, ma non perdiamo tempo ed iniziamo. Come hai visto, sono esercizi molto semplici e che ti invito ad eseguire per almeno 15-20 giorni e che probabilmente potranno darti un valido aiuto. Come avrai visto, ho inserito anche un esercizio per la cervicale che abbiamo visto essere coinvolta quasi nel 70% delle epicondiliti, che ha lo scopo sostanzialmente di mobilizzarla e creare quindi la base per un'autoguarigione di questa epicondilite.
come visto nel precedente video riguardante l'epicondilite, effettivamente il nostro trattamento dovrà riguardare anche della terapia manuale che sarà rivolta sia alla mobilizzazione delle articolazioni sia al trattamento dei tessuti molli con dei semplici massaggi. Eventualmente sarà importante aggiungere dei trattamenti con un laser ad alta potenza come il laser neodimioyag, che è davvero molto efficace nel trattamento dell'infiammazione. Potrà essere importante aggiungere anche delle onde d'urto che sono il cosiddetto gold standard, certificato anche da moltissimi studi che ne avvalorano il risultato terapeutico, e soprattutto sarà importante ridurre lo stato di edema e di infiammazione, che è, diciamo, molto frequente in questo tipo di problematica, con dei campi magnetici come il CMF, che è davvero molto efficace e abbiamo visto essere davvero utile in questo tipo di patologia. Gli esercizi, quindi, se inseriti in un giusto contesto e all'interno di una giusta diagnosi di epicondilite e di quelle che sono le strutture ipomobili, sono davvero molto efficaci e vedrai che potranno darti davvero un valore aggiunto. Spero che questo video possa essere utile per te. Ti aspetto qui sotto nei commenti per rispondere a quelle che sono le tue domande nel più breve tempo possibile. Io ti aspetto al prossimo video. Ciao!